Ah, non c'è Zoom. Come non c'è Zoom? Ma no, se passi dal link, Zoom, ma cavolo, ma su, ma come va? Ma sono tutti entrati senza problemi. Non li fatti. Entra nella riunione, ok. Va bene, allora cominciamo. Prego chi non deve parlare di chiudere il microfono tra coloro che sono collegati a distanza. Allora, io sono Bruno Pioddi e faccio parte della rete Insieme per la Salute di Genova e anche, chiudete i microfoni per favore. C'è una. Guarda che continua a esserci qualche interferenza. Comunque, faccio parte della rete di Insieme per la Salute per Tutti di Genova, ma quest'oggi noi siamo qua perché con gli accordi che abbiamo avuto con la rete più grande che si è creata e formalizzata e presentata formalmente a metà di gennaio con una trasmissione a Good Morning Genova. No, 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 no. Chiudi il microfono. SOS Salute più ampia che non quella di Insieme per la Salute di Tutti, è questa struttura che rappresenta e riunisce 30 e più associazioni e realtà territoriali in Liguria che dà vita a questi due incontri. Il primo è quello che stiamo facendo, questo qui del 23, in cui abbiamo pensato di invitare a dare testimonianza, a presentare la loro esperienza. Due mediche che lavorano alle piagge di Firenze. Mediche, sì. E Cecilia Francini e Giulio Chini. Quindi noi adesso, subito dopo che ho finito di introdurre questa riunione, diamo la parola a Giulia Chini e poi tutti coloro che sono interessati a continuare il discorso. Daranno i loro contributi e faranno le domande che hanno interesse di porre alla Giulia Occhini, alla Cecilia Francini, che risponderanno e vi diranno meglio e più approfonditamente qual è la realtà che loro vivono da diversi anni nella questa ca casa di salute che è una casa di salute esemplare di Firenze. Questa casa di salute esemplare è, insieme ad altre case di salute, al centro di un documentario film, il cui autore è Manenti, che noi abbiamo cercato di diffondere il più possibile. Non so se vi sia arrivato, ma comunque abbiamo poi la possibilità, durante questo momento, oggi e poi più tardi, di far circolare il sito per chi volesse co collegarsi. E vedere questo film documentario di Manenti è molto interessante perché mette a confronto quattro case della salute, due nella Toscana e due nell'Emilia Romagna. Che cosa mi resta da dire? Questo pomeriggio che abbiamo in comune ci permetterà di conoscere meglio anche delle esperienze che voi volete portare e siete benvenuti a farvi presente. Quelli che sono qua al Circolo Zenzero si prenotano per domande e chiarimenti e questo sarà fatto attraverso Antonio che vi vede ed è lì. Quelli a distanza, per favore, mettete la vostra richiesta di dare il contributo o fare delle domande nella chat, per cui utilizzate la chat e mettetevi nella chat se volete parlare. Il secondo incontro che noi organizzeremo è per mercoledì 9 marzo e sempre con questa modalità, parte in presenza
chi vuole venire e può venire al Circolo Zenzero e parte a distanza col collegamento Zoom. E sarà fatto con un collega che è italiano, ma ormai da moltissimi anni lavora in Portogallo, a Lisbona, in un quartiere chiamato quartiere Baixa, il quale è un quartiere popolare di Lisbona. E la unità di salute di famiglia che lui dirige è una unità che è particolarmente significativa e pilota e riconosciuta sia dal Servizio Sanitario Nazionale del Portogallo sia anche da altre associazioni e organismi internazionali. Il suo nome è dottor Martino Griozzi e sarà con noi mercoledì 9 marzo. Bene, prima di dare la parola a Giulio Chini, io mi limiterò a dire alcune cose, sperando di farlo veramente in pochi minuti, che sono il punto di vista che noi come Rete Insieme per la Salute abbiamo delle case di comunità. Quello che vogliamo discutere è la sanità e l'organizzazione territoriale e le case di comunità, come voi sapete, saranno un elemento, un perno fondamentale di questa assistenza territoriale che si deve rinnovare. Che cosa noi riteniamo? Che non ci potrà essere nessuna assistenza sanitaria, diciamo, di qualità, e non ci potrà essere una casa di comunità che effettivamente svolga i compiti che noi tutti ci aspettiamo, che sono quello di interpretare i bisogni espressi e i bisogni non espressi della popolazione, se questa casa della comunità non si baserà sul principio che è un principio di cura primarie. E le cure primarie dovranno diventare, come dire, il parametro o il paradigma col quale si organizzano le case di comunità nelle quali noi crediamo si possa sviluppare una assistenza territoriale di qualità. Che cosa farà una casa di comunità? Da sola non potrà fare nulla. Noi crediamo che sia fondamentale che ci sia un rafforzamento del distretto sanitario. E il distretto sanitario è la struttura che deve essere in capace della coordinazione di tutti i momenti dell'assistenza e dei servizi territoriali. Una struttura organizzata, però multiprofessionale e integrata, deve essere nel cuore di questa casa della comunità. E perciò devono essere i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri di comunità, gli assistenti sanitari, gli specialisti ambulatoriali e le altre figure che sinora esercitano le proprie funzioni a livello territoriale, ma in modo assolutamente scoordinato. Che tipo di contratto? Questa è una questione che va avanti, è un punto cruciale, delicato. Noi crediamo che al personale del territorio si applica tendenzialmente il contratto di lavoro della sanità. Non crediamo che sia la questione principale e immediata da prendere atto, però ovviamente ci sono 10 anni di storia di convenzioni che hanno portato i sindacati dei medici sia generali che quelli di pediatria di libera scelta a comportarsi in una certa maniera. Qual è questa maniera? Che praticamente quello che era previsto era l'aggregazione prima di tutto funzionale e territoriale, cioè l'aggregazione tra diversi medici tra di loro, e questa cosa è assolutamente minoritaria e addirittura in certe regioni anche assente. Non parliamo poi della sua gemella, che è l'unità di cura complesse, di cure primarie complesse, che implica che non ci siano solo i medici, ma ci siano la multiprofessionalità con gli altri operatori. Che cosa vogliamo che avvenga attraverso queste forme di unità di professionisti per le cure primarie? Vogliamo che assicurino servizi di prossimità, inclusa l'assistenza domiciliare, e vogliamo quindi che tutto quello che riguarda la complessità della
intervento, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, cure palliative, diventino coordinate da un'unica forma di coordinamento che è questa casa della comunità. Ovviamente la casa di comunità non esaurirà le potenzialità dell'assistenza alle persone, rimarrà fondamentale anche che siano messi in opera gli ospedali di comunità e naturalmente gli ospedali di comunità, le cure domiciliari e le RSA. Che cosa intendiamo con una medicina qualitativamente differente? Una medicina proattiva, una medicina che sappia fare, per esempio, della gestione del malato cronico, dei modelli, applicando dei modelli che sono già ben sperimentati dalle case di salute più avanzate della Toscana e dell'Emilia-Romagna, che sono la gestione del paziente cronico. E qual è fondamentalmente la caratteristica, l'aspetto principale di questo aspetto? È che il paziente diventa, in un rapporto medico-paziente rinnovato, il curatore di se stesso. Vogliamo avere tra il medico e il paziente un rapporto di tipo diverso, non subordinato, non passivo da parte del paziente nel rispetto agli orientamenti e alle prestazioni del medico, ma vogliamo che il paziente possa essere capacitato, informato, orientato per diventare capace di prendere in mano una parte significativa della sua cura e la consapevolezza di quello che deve fare per stare meglio. È una forma completamente nuova di erogazione dell'assistenza territoriale, sanitaria e sociale. Queste case di comunità avranno differenti aspetti che, come sappiamo già addirittura nel progetto PNRR, sono indicate come delle case di comunità principali, che vengono chiamate hub, e delle case di comunità periferiche, che vengono chiamate SPOC, le quali si occuperanno di un minor bacino di utenza, e non possiamo dimenticare che tutto ciò si deve basare su diagnosi epidemiologiche dei bisogni e delle malattie che possono e debbono essere modellate sul piano della demografia, sul piano del territorio, delle differenze del territorio, sul piano della differenza dei rischi di malattia che occupano le popolazioni. Quindi delle case di comunità che debbono avere delle caratteristiche di flessibilità per il bacino d'utenza e di flessibilità per il coordinamento che hanno l'una con l'altra. Bene, mi pare di aver già parlato sin troppo, perché ho preso circa 8 o 9 minuti, e mi pare che adesso sia il caso di presentare ancora una volta Giulia Occhini, che fa parte, insieme alla Cecilia Francini, del gruppo di medici che hanno deciso le piagge di mettersi insieme e di dare vita a una casa della salute che è stata riconosciuta come capace di dare una qualità differente sul territorio anche dal comune di Firenze e dalla regione toscana. Giulia, ti darei la parola. Grazie molte di essere qua con noi. E come ti ho detto, o ho detto agli altri, alla fine del tuo intervento ci saranno sicuramente molti interventi di chiarimento e delle domande a cui voi risponderete. Grazie ancora di essere qua. Grazie a voi. Buonasera a tutte e a tutti. Per il momento ci sono solo io, spero si riesca a connettere anche Cecilia, però ha avuto un'urgenza e è dovuta andare a visitare una persona, spero riesca a raggiungerci in tempo. Siamo contenti di partecipare anche a incontri di reti non prettamente sanitarie, non prettamente mediche, perché stiamo raccogliendo spesso molti, molti spunti di riflessione e è una contaminazione che è molto, molto funzionale, molto bella.
ci aiuta anche a costruire il progetto a cui stiamo lavorando in Casa della Salute, ora a Casa della Comunità, che è un progetto in costruzione, molto meno strutturato rispetto a quello di cui parlerà Martino Griozzi la prossima volta. L'ho già sentito e insomma, lo conosco, abbiamo visitato virtualmente la loro esperienza ed è una situazione molto più avanzata. Quindi. Però allora vi racconto un pochino dove lavoro. Io intanto sono una medico di famiglia da 2 anni, ho concluso il percorso di formazione e da novembre ho la convenzione come medico di famiglia. Allora, le piagge sono è la periferia di Firenze, forse la sola periferia di Firenze, è una parte di un quartiere molto più vasto che si trova vicino al fiume Arno e che diciamo è nata negli anni 60, poi costruita negli anni successivi, in tutti i decenni successivi, per risolvere l'emergenza abitativa di Firenze. Quindi vi potete immaginare che è stata costruita con edilizia popolare e che è servita un po' a spingere verso questo territorio famiglie in attesa di alloggio comunale, persone che stavano subendo sfratti, persone che erano in occupazioni. E quindi è un territorio che presenta delle fragilità, e anche per come è stato pensato il territorio anni fa, ora sta lentamente migliorando, ci sono pochi servizi, quindi diciamo non è stato aiutato molto, non è stato molto curato il luogo. Quindi ci sono delle fragilità. Detto questo, però, va detto che è un territorio molto vivo, a noi ci piace lavorare lì, abbiamo scelto di lavorare lì perché è un territorio vivo, cioè è pieno di gruppi, ci sono state molte iniziative da parte della cittadinanza, ci sono molte associazioni, gruppi di aiuto, quindi da parte del territorio ci sono risposte, no, a queste fragilità. E, dunque, noi abbiamo iniziato a lavorare in questa Casa della Salute, che prima era un presidio sociosanitario nato negli anni 90 e poi è stato appunto chiamato Casa della Salute, e Cecilia è stata la prima di noi che è andata a lavorare lì, che ci ha messo il piede, il primo medico di famiglia che faceva parte di un gruppo a decidere di lavorare lì. E poi noi l'abbiamo seguita e quindi lavoriamo come gruppo e tutta la nostra attività medica è incentrata dentro la Casa della Salute, quindi non abbiamo ambulatori esterni. E scegliere di stare dentro una Casa della Salute per noi è stata una scelta prima di tutto etica. E poi è stata anche una scelta legata al nostro immaginario lavorativo, perché a noi ci piace lavorare in gruppo, confrontandosi con le altre figure professionali e ci piacerebbe molto collaborare ad attività di promozione e di prevenzione per la salute del quartiere. Veniamo un po' tutti da percorsi che ci hanno sensibilizzato verso queste tematiche, non, devo dire, non grazie all'università, dove, insomma, dove c'è un'impostazione molto biomedica, molto separata dalle altre professioni sanitarie, però all'esterno dell'università abbiamo trovato degli spazi nell'associazionismo, penso alla cooperazione internazionale, insomma vari spazi, ognuno ha avuto il suo, di formazione su queste tematiche, quindi con attenzione alle cure primarie, alle cure territoriali, alla collaborazione multiprofessionale.
E questo ci ha aiutato tantissimo, ci aiuta anche a, insomma, ad affrontare le difficoltà che inevitabilmente si pongono quando si fanno scelte di lavoro un po' diverse. E, diciamo che il lavoro a cui ci ispiriamo è quello della primary health care di tipo comprehensive, e quindi un modello di cure primarie molto incentrato sull'equità, sulla possibilità delle cure, e che in Italia si è un po' coagulato nelle case della salute, nel modello case della salute. E abbiamo fatto formazione su questo grazie alla campagna Primary Health Care Now or Never. Siamo andati a vedere altre esperienze di case della salute in Emilia Romagna, per esempio, e ci siamo confrontati con chi lavorava lì, con le associazioni che collaboravano alle case della salute, quindi abbiamo un po' viaggiato e ci siamo confrontati col modello brasiliano, col modello portoghese, insomma, dentro questa campagna convivono molte professionalità, per fortuna non solo mediche, ci sono antropologi, quindi che danno un allargamento della riflessione sempre molto grande. E una volta che siamo entrati dentro la Casa della Salute, 2 anni fa, poco più di 2 anni fa, abbiamo semplicemente iniziato a bussare alle porte dei vicini, e quindi degli infermieri, degli assistenti sociali, degli psichiatri del centro di salute mentale, degli psicologi, e del consultorio, anche tutti i professionisti che lavorano al consultorio, e un pochino abbiamo cercato di condividere quelle che erano interessi comuni, no? O situazioni particolarmente difficili di salute di alcune famiglie su cui ci si poteva confrontare. Quindi è nato tutto così, in maniera informale e dal basso, direi. E un pochino i nostri, diciamo, nel tempo abbiamo individuato, riflettendo sul nostro operato, 3 ambiti di sviluppo del percorso, che uno è stato quello della ricerca e della formazione. Io stessa mi sono avvicinata grazie a un percorso di ricerca per la tesi, di medicina generale che ho fatto mappando i risultati di salute della popolazione che abita il quartiere, in base anche a un indice di deprivazione che è stato calcolato dall'Agenzia Regionale di Sanità. E altri percorsi di ricerca successivi hanno poi cercato di sviluppare, no, una mappatura delle risorse anche del quartiere, e una mappatura dei servizi presenti, della loro visione del quartiere e della loro visione del lavoro futuro. Quindi un lavoro di coinvolgimento attraverso la ricerca e la formazione. Un altro filone è quello dell'integrazione con i professionisti che lavorano nella Casa della Salute o comunque con cui abbiamo a che fare, soprattutto attraverso la condivisione di casi complessi in tavoli di lavoro dedicati. Penso al tavolo di lavoro con infermieri e assistenti sociali, penso al tavolo di lavoro con la psichiatria, il CSM e gli infermieri di famiglie e comunità, o alcune riunioni che abbiamo fatto poi tutti insieme, e dove confrontandosi si creano metacompetenze, si creano conoscenze ai confini delle proprie specializzazioni, e si cerca di cucire un percorso adatto alla persona, perché ognuno, no, porta un punto di vista differente, anche diverse condivisioni che ha avuto con la famiglia e con il paziente, la paziente. E poi il terzo ambito di intervento, di impegno, di progettualità è quello della conoscenza, della collaborazione con la comunità.
quindi un lavoro di mappatura delle risorse, delle associazioni, delle attività di volontariato, del terzo settore, per capire che bisogni ci sono, che risposte ci sono e come si può collaborare insieme. Il lavoro, questo tipo di contatto con la comunità è iniziato con la pandemia. La pandemia per noi è stata un laboratorio enorme, si è azzerato tutto, nel caos più totale ci siamo ritrovati a chiedere aiuto a chiunque, a uscire dall'ambulatorio per chiedere aiuto ai volontari, alle volontarie, quindi ci sono stati studenti che portavano i farmaci in bicicletta, la parrocchia che portava pacchi alimentari ai pazienti che non potevano uscire di casa, quindi abbiamo cercato di creare connessioni tra bisogno e risorse. E anche con la comunità, con le comunità di persone migranti, per esempio con il campo Rom, con la comunità cinese, insomma ci sono vari tentativi di migliorare l'accessibilità dei servizi. E poi ci siamo anche avvalsi di molte reti di informali, quindi di vicinato, conoscendo le persone, le case, gli edifici, insomma chi per un intero edificio veniva a prendere le ricette e le portava agli altri, insomma esempi di questo tipo mi vengono in mente. Quindi è un lavoro che diciamo si colloca insomma di questo tipo. Adesso ci è stato chiesto di insomma tutti gli altri servizi di lavorare per la trasformazione, per un laboratorio da trasformare, per trasformare la casa della salute in casa della comunità, quindi noi speriamo che sia l'occasione per lavorare ancora di più per migliorare gli aspetti di promozione e di prevenzione della salute che sono molto deficitari. Poi mi fermerei qui se ci sono domande. Lo sento. Se non ci sono altre domande, direi fare un piccolo intervento io, Claudio Culotta. Sì, Claudio, un attimo solo, perché ti do la parola, però organizziamoci. Primo, secondo noi questo primo momento è l'inizio di un processo, per cui non solo vorremmo continuare a vederci, a parlare, o delle piagge o di altri temi che riteniamo molto importanti, ma vogliamo, cercheremo, speriamo di avere tutti voi nel prossimo appuntamento con Gliozzi dell'unità di salute familiare. Quest'oggi dobbiamo dare la parola al maggior numero possibile di persone, per cui io invito, tenetevi a 5 minuti per favore. Cercate di essere sintetici, perché così possiamo tutti dire qualcosa prima che scorra il tempo. Per cui, c'era qui al circolo Marco, no? se non sbaglio. Diamo la parola naturalmente a Claudio, perché è già Claudio Culotta, per favore intervieni. Poi c'è Marco da qui, che si è prenotato, e quelli che sono fuori del circolo Zenzero, ricordo, scrivete il vostro nome sulla chat, così andiamo per ordine. Grazie. Ecco, allora intanto grazie, molte grazie a chi ha organizzato naturalmente questo, ma anche in particolare a Giulia Occhini. Io più che fare un intervento volevo fare una domanda, perché ha parlato di progetti di ricerca in cui la
casa della comunità è impegnata, naturalmente partendo da un progetto di ricerca che era collegato con la sua tesi, diciamo, universitaria, però credo che poi sia proseguita questa cosa, e ha parlato di mappatura. Le parole esatte che ha detto in un certo momento sono mappatura dei risultati di salute, e adesso bisognerebbe capire bene che cosa, perché a volte quando si fanno alcuni tipi di mappatura, e poi ha parlato di mappatura delle risorse e dei servizi. Naturalmente sono molto importanti questi aspetti, mappatura delle risorse e servizi. E per quanto riguarda invece la mappatura dei risultati di salute, volevo chiedere questo, perché a volte queste rilevazioni si fanno rilevando i bisogni di salute nel momento in cui vengono soddisfatti da prestazioni. Intendo dire, si contano, che so, i numeri di ecografie di un certo apparato, organo, eccetera, piuttosto che i numeri di interventi chirurgici di un altro tipo, o di visite specialistiche di uno o altro tipo, cardiologiche o diabetologiche. Ecco, quindi questo è una mappatura dei bisogni, però sono bisogni espressi, quindi c'è una richiesta, c'è una ricetta, e li si rileva nel momento in cui vengono soddisfatti, cioè quando la persona ottiene la visita specialistica o la prestazione che ha richiesto. Ecco, volevo chiedere se avete anche esperienza nella rilevazione dei bisogni non espressi, quindi per esempio con metodi di tipo anche epidemiologico, che vanno a ricercare i determinanti o i fattori di rischio delle malattie. Ad esempio, che so, diciamo, il sovrappeso o l'obesità infantile. Non è detto che siano espressi in termini di richiesta di visita auxologica. Tanti bambini sono sovrappeso o obesi e non c'è neanche la consapevolezza di esserlo, perché in una certa misura queste cose ormai sono molto diffuse nella nostra comunità. Grazie. Bene, Giulia, io penserei di dare la parola adesso a Marco Polesi, che è qua al circolo, e poi dopo aver radunato 2-3 interventi tu puoi dare le risposte per non perdere di vista che cosa ti è stato domandato, e andiamo avanti. Ok, Marco? Bene, parla qua. Così. Ciao Giulia. No, posso stare in piedi. Chiedo una piccola deviazione sul tema, perché io come la volta scorsa purtroppo devo andare su in guardia medica, quindi tra 10 minuti devo scappare, e quindi ti chiedevo qualche cosa molto puntuale. Siete già entrati voi a lavorare in quella che era già una casa della salute, per capirci? Era già una FT strutturata secondo Balduzzi, tanto per essere chiari? Ti vedo dirsi con la testa, quindi immagini sì? Dimmi pure. Era per capire il contesto. Giulia, puoi rispondere. Dimmi pure. Sì, dunque, noi facciamo parte di una medicina di gruppo composta attualmente da 4 medici, e facciamo parte di una FT in cui ci sono altri medici che lavorano nei dintorni della Casa della Salute. Okay. E quindi, diciamo, seguiamo organizzativamente, burocraticamente, amministrativamente questo tipo di organizzazione. Quindi già in partenza sostanzialmente era una FT che aveva il suo centro organizzativo all'interno della struttura in cui voi avete avuto invece fisicamente lo studio, tanto per capirci? No, cioè no, non ha il cuore dentro la Casa della Salute. No. Okay. Ok, voi siete quindi una parte di questi medici FT che avete una medicina di gruppo all'interno della Casa della Salute. Sì. Il bacino, esatto, di utenza, se posso chiederti a grandi linee quanto possa essere, tanto per darci un'idea. Allora, il quartiere delle Piagge, strettamente inteso, è veramente piccolo, sono 6.000 abitanti.
però alla Casa della Salute afferiscono persone anche da ambiti esterni, perché è un presidio molto grande, c'è il punto prelievi, c'è il consultorio, c'è una persona, quindi... Quindi comunque di partenza era già una struttura, diciamo, dove voi avete introdotto il vostro lavoro e, come dicevi tu giustamente, dal basso poi avete creato un network che magari prima mancava, ma diciamo che c'erano tutti gli elementi poi per farlo partire, sostanzialmente. Assolutamente, assolutamente, okay. Perché gli altri servizi lavorano lì da anni, cioè certo. I ingegneri territoriali, gli assistenti sociali lavorano lì da anni, conoscono benissimo il quartiere, conoscono le persone e erano... cioè contentissimi di poter collaborare con noi. Ok, infatti, proprio per dire, la vostra esperienza è veramente importante, è difficilissimamente replicabile. Cioè, mi spiego meglio, noi abbiamo una diffusione e una struttura, parlo nel genovese, chiaramente, assolutamente peculiare, nel senso che è tutto frammentato, è tutto altamente frammentato, tranne in poche situazioni. E questo per dare un'idea anche un po' a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Durante la pandemia noi abbiamo, Giulia, prendo il tuo come esempio, una struttura che si chiama Fiumara, che è, diciamo, il cuore del distretto 9, con distretto di circa 60.000 persone, a naso, più o meno. Ok. La prima cosa che è successa durante la pandemia è che lì all'interno c'è la medicina di gruppo è stata mandata via per far spazio ad altre strutture, ok? Quindi capiamoci, dobbiamo sempre, purtroppo, perché abbiamo delle strutture molto frammentate, ogni distretto è un regno a parte, abbiamo delle esperienze che noi possiamo prendere, portare, ma che dobbiamo, diciamo, mettere nella pratica, nella realtà in cui viviamo. E faccio l'esempio pratico. L'unico posto a Genova in cui si sarebbe potuto fare, si potrebbe fare qualcosa del genere, strutturalmente parlando, è appunto... La Casa della Salute di Fiumara, anche perché il PNRR darà una serie di fondi che non saranno sufficienti per creare le strutture nuove. Abbiamo contato che saranno circa 1 milione per casa della comunità, 1 milione e 20, 1 milione e 200 mila euro più o meno, che concettualmente è abbastanza, non è tantissimo. E quindi bisognerà lavorare sull'esistente. I modelli che esistono in questo momento mancano di alcuni elementi. L'esempio proprio più lampante è appunto quello che è successo nell'unica zona in cui già esisteva un qualcosa che, anche volendo, sarebbe potuto diventare simile a quello che avete creato voi. La prima cosa è stata fatta durante la pandemia, la medicina di gruppo è stata spostata, è stata levata dalla casa della comunità, la casa della salute, scusatemi, perché c'era necessità di fare altro, ok? Bene, questo è il primo punto di partenza. Da questo noi dobbiamo pensare, se vogliamo pensare a una rete efficiente sul territorio, di prendere ispirazione da elementi come questi e cercare di capire come questi si tramutino nel nostro territorio. La vostra esperienza è l'optimus che dovrebbe essere perseguito. Da un punto di vista pratico, in questo momento non esistono le basi se non si chiede fin dal principio che si lavori in questo modo qua. Il problema è che si svicola facilmente da quello che dovrebbe essere l'optimus e poi bisogna metterlo in pratica. E quindi in tutto questo le criticità che noi abbiamo devono essere note però agli interlocutori di questo tavolo, perché noi dobbiamo essere chiari nel dirci dobbiamo prendere il meglio delle esperienze, però dobbiamo sapere dove possiamo arrivare. In questo momento nel nostro territorio, nel territorio genovese, è molto complesso pensare di poter strutturare un qualcosa come questo. Perché? Perché da un certo punto di vista non ci sono le volontà dell'azienda, o quantomeno dove si poteva fare non si è mai fatto, e faccio i due esempi unici in cui abbiamo all'interno delle case della salute avuto le medicine di gruppo, che era appunto Fiumara, dove è successo quello che vi ho raccontato, e l'altro distretto molto grosso, via Sarotti, tanto per capirci, dove le medicine dei medici erano state proposte gli studi, dove poi noi abbiamo fatto fisicamente le squadre Covid, quindi le USCA, che era uno scantinato umido, buio e coi topi. Ok? Quindi se noi partiamo dalla conoscenza del nostro territorio, noi possiamo anche pensare a quello a cui possiamo aspirare.
ci sono degli elementi di complessità che probabilmente le persone che non lavorano giornalmente sul territorio non hanno consapevolezza di avere a che fare. Quindi Giulia, un giorno speriamo prima o poi di poter lavorare come voi, al momento non abbiamo le basi di partenza, neanche proprio il primo mattone. Non demordete. Io mi auguro che Marco si sbagli, ovviamente. Allora, nella mia, poi mi aiuta anche Antonio, nella mia lista io ho adesso Brasesco, però nello stesso tempo nella chat ho altre due domande di persone che l'hanno espresse le domande nella chat. Quindi prima diamo la parola a Brasesco, d'accordo, e poi facciamo le domande. Sì, devi venire per forza qua, vuoi sederti o... Grazie. Io volevo fare qualche domanda di chiarimento, insomma di approfondimento di questa vostra esperienza. Vi faccio un po' la domanda che ha fatto Marco riguardo l'inserimento in AFT, per chiedere se perlomeno siete in rete, cioè se voi e la vostra AFT condividete le cartelle cliniche e se siete anche in rete con la Guardia Medica. E poi faccio questa considerazione. Secondo me, per quello che ho capito dal PNRR Missione 6, gli obiettivi della Casa della Comunità sono essenzialmente tre, da un punto di vista sanitario perlomeno. La prevenzione, la gestione della cronicità e essere un punto di continuità assistenziale diurna, feriale, che è quello che manca sul territorio, dice, nel senso che diciamo è abbastanza noto che spesso i cittadini hanno bisogno con una certa urgenza di una consulenza medica e non esiste sul territorio un presidio che sia comunque accessibile a prescindere dal proprio medico di famiglia. E quindi credo che le case della comunità siano state pensate in questo senso. Quindi volevo sapere se c'era una progettualità di questo tipo già in atto da voi, cioè se per esempio avete una continuità diurna, di reperibilità, se avete dei progetti di gestione della cronicità con degli indicatori di processo e di esito. Quando parliamo di cronicità parliamo di diabetici, di scompenso cardiaco, di BPCO, eccetera. E poi faccio un'ultima domanda. Quante sono le case della salute a Firenze e in Toscana e quanti medici ospitano rispetto al totale dei medici presenti in Toscana? Grazie. Bene, grazie Brasesco. Dunque io direi, Giulia, se tu sei d'accordo, che cominci a rispondere a Culotta, a Marco e a Brasesco. E poi dopo passiamo alle altre domande che io ho già qua nella chat. Sei d'accordo? Sì. Allora ci provo. Sono domande molto impegnative. Allora, per quello che riguarda la ricerca, parto dall'inizio, per quello che riguarda la ricerca... insomma, c'erano due interessi. Uno è un focus sulla ricerca di epidemiologia più legata all'epidemiologia di prossimità e uno poi al progetto di ricerca più, diciamo, continuativo. E quindi, allora, sulla ricerca che ho fatto io, posso dire che siamo andati a ricercare un po' la descrizione della popolazione del quartiere e poi... la descrizione delle patologie più frequenti e uno studio della mortalità. Un altro aspetto della ricerca, quello più importante, è stato associare alcuni indicatori sanitari all'indicatore di deprivazione socio-economica, che era la cosa più disponibile, più immediata e che a noi sembrava più appropriata per cercare di far intrecciare il dato sanitario con il determinante sociale di salute.
perché questo indice di deprivazione è costruito sulla base di tanti dati sulla base di tanti indicatori. Tutto questo è stato possibile grazie all'Agenzia Regionale di Sanità, che ha utilizzato questo suo indice di deprivazione e l'ho applicato alle sezioni di censimento che abbiamo individuato all'interno del quartiere, e grazie allo studio longitudinale toscano, che è uno studio che da anni si occupa di studiare le patologie più frequenti, insomma i risultati di salute della popolazione. E quindi abbiamo visto per esempio che alle piagge c'è una concentrazione di popolazione deprivata molto nettamente più alta che nel resto della città. Abbiamo visto che la mortalità femminile è più elevata, questo dato della mortalità è un po' più elevato e soprattutto legato alla mortalità femminile, e le patologie più frequenti, che sono quelle che ci si può attendere sulle patologie respiratorie, patologie legate metaboliche, anche traumi e avvelenamenti e malattie del sistema nervoso. E poi... Sì, vengo! E poi abbiamo cercato di capire i tassi di ospedalizzazione della nostra popolazione di riferimento. Abbiamo visto che anche in questo caso la deprivazione era un fattore determinante. E l'ipotesi è che la durata di ricoveri sono legati a bisogni sociali. Quindi bisogni che non trovano una risposta altrove. E finché la risposta nell'ospedale è, diciamo, l'ospedale è lì per quello, deve rispondere ai bisogni di salute. Però abbiamo studiato anche gli accessi ai pronto soccorsi. E questi accessi sono molto alti per il nostro quartiere. E soprattutto non sono accessi per motivi, per codici colore più gravi, diciamo così, per codici colore rosso, no? Sono per codici colori gestibili sul territorio. E gli accessi aumentano all'aumentare della deprivazione socio-economica. Quindi sono dei dati, che spingono a lavorare sull'ambito sociale della salute, no? Quindi la salute in tutte le politiche. E questo percorso di ricerca poi è stato appunto un po' discusso attraverso dei focus group multidisciplinari e poi portato avanti da altre ricerche. E adesso c'è una volontà dell'università e dell'azienda a proseguire un lavoro di ricerca sul territorio in maniera sistematica, coinvolgendo in primis appunto gli enti non sanitari e le associazioni, per capire che servizi offrono e che visione hanno quindi dei bisogni del quartiere. Poi i servizi sociosanitari, per capire che visione hanno dei bisogni del quartiere. E poi la cosa più importante sarebbe coinvolgere il quartiere stesso, le persone stesse, per chiedere loro che bisogni ci sono, come vivono il quartiere, quali spazi utilizzano. Chiaramente è una cosa molto delicata, che è un progetto e che si farà, però è molto delicata. Quindi questo velocemente. Sì, la Toscana è un, diciamo, ci sono state già iniziative, no? Penso al Chronic Care Model, che hanno portato i medici a lavorare un pochino di più nelle medicine di gruppo e a utilizzare progetti di prevenzione, anche se monopatologici. Però quando noi siamo entrati in Casa della Salute, il Chronic Care Model era fermo, la sanità di iniziative è tuttora ferma. Questo è un dato molto, molto grave a mio avviso. I nuovi medici non possono entrare nel progetto e non ci sono più le risorse. Quindi ci sono la sanità di iniziativa è ferma, quindi bisogna ricostruirla, bisogna ricostruire qualcosa. Ecco, il PNRR stimola su questo. E per quello che riguarda la gestione dell'urgenza, no? Allora, non siamo in rete come medicina di gruppo,
non siamo in rete con la continuità assistenziale. La continuità assistenziale è stata spostata di recente all'interno del presidio, continua a lavorare come lavora la continuità assistenziale in Italia, quindi nei turni festivi. È stato provato a inserire l'H16 nell'azienda in Toscana un paio di volte, però ci sono stati molti muri, da ultimo anche dei sindaci per paura di perdere le postazioni nelle zone più periferiche della regione e della città. E quindi l'H16 è un po' fermo. Noi come ci siamo organizzati? A noi ci piacerebbe organizzarci non per singoli ambulatori, ma per temi e obiettivi. Quindi gli ambulatori per la cronicità, per le visite programmate, gli ambulatori per le urgenze per la salute materno-infantile, e gli ambulatori e poi tutta la parte di back office, di richiamate, di gestione telefonica del Covid, per esempio. Questo l'abbiamo potuto fare durante la pandemia, ora siamo ritornati a un modello più standard, però ogni pomeriggio un medico diverso copre le urgenze, quindi chi va a casa, oppure continua a lavorare in back office o fa i fatti suoi, studia, ricerca, quello che vuole, e un altro medico si occupa delle urgenze, quindi libera gli altri medici dal dover rispondere all'urgenza, fa l'ambulatorio urgenze. Abbiamo cercato di risolvere un po' così, chiaramente non è sufficiente, però le risorse queste sono. A Marco non dai un messaggio di ottimismo al posto che quello che lui ci ha trasmesso di pessimismo? No, assolutamente non devono demordere. Non pensiamo che sia facile, perché comunque ci sono molte resistenze a modelli di organizzazione differenti, resistenze di vario genere, anche comprensibili, però secondo me in territori dove si è diciamo più indietro, no? Quindi dove magari non esistono le case della salute o appunto sono ancora da costruire, magari si possono creare delle pressioni non solo di tipo da parte dei medici, ma con i cittadini, no? Perché a volte ci sono anche resistenze da parte delle persone che non capiscono questo nuovo modello, no? Ci sono molte paure in giro relative all'accessibilità. E stare in una casa della salute o comunque lavorare secondo un modello di cure primarie di tipo comprehensive vuol dire favorire l'accessibilità delle persone ai servizi sanitari. La casa della salute può essere un modo, ma si deve adattare, per esempio in territori montani molto dispersi dovranno esserci molti ambulatori satelliti, insomma deve essere flessibile il modello, non può essere uguale per tutti, e noi raccontiamo la nostra esperienza per far capire che c'è dietro un lavoro dal basso, non è che è stato tutto servito su un bastone d'argento, ecco, c'è molto lavoro dal basso, molto contrattazione, ci deve essere molta capacità da tutte e due le parti, sia dell'azienda, sia dei medici di famiglia, no? Che sono attualmente due entità separate, che devono imparare a convivere insieme, ci deve essere la volontà di sviluppare un linguaggio comune, quindi ci deve essere un mediatore culturale tra queste due amministrazione, insomma, tra questi due enti per collaborare insieme, per capire i propri tempi, le proprie risorse, i propri obiettivi e trovarli in comune. Bisogna trovare terreno comune. Bene, grazie Giulia. Allora, io adesso ti pongo due domande che vengono dalla chat. Una la pone Claudio Berlingero. Volevo capire da Giulia come si svolge il lavoro dei medici di medicina generale nella loro casa della comunità, Casa della Salute. Ambulatorio di medicina di attesa, medicina di iniziativa, ambulatori dedicati? Questa è la prima domanda. La seconda domanda viene invece da Cinzia De Leo, che è responsabile delle infermiere a San Martino, e ti leggo che cosa domanda. Domanda: vorrei sapere
come vi integrate voi medici con gli infermieri di famiglia e quanti sono gli infermieri di famiglia nella vostra nelle piagge? Oltre che all'attività di tipo assistenziale, gli infermieri si occupano di rilevare gli esiti assistenziali associati al proprio staff in modo da definire quanti infermieri servirebbero? Poi approfitto per porti altre due domande che vengono invece da Claudio Calabresi. Nell'esperienza vostra della Casa delle Piagge, i medici di famiglia, cioè che cosa è cambiato nell'esperienza dei medici di famiglia a partire dalla vostra esperienza delle spiagge, delle piagge, scusa. In particolare, qual è il rapporto tra ogni medico e i suoi pazienti di cui ha responsabilità? Poi la domanda seguente, sempre da parte di Claudio, dice: nell'esperienza della Casa delle Piagge per i medici di famiglia, scusa, qua vado, cosa è cambiato nel rapporto con i cittadini rispetto alla maniera con cui i cittadini si rivolgono all'ospedale? Sono per esempio cambiati gli accessi al pronto soccorso? Ecco, da parte di tre persone le domande che ti ho fatto. Nel frattempo, se qualcun altro vuole prenotarsi, prego lo faccia nella chat. Allora, il rapporto con gli infermieri di famiglia e di comunità. Dunque, questa figura è presente, sì, ovviamente presente in Casa della Salute. Alcuni infermieri territoriali, che erano infermieri domiciliari, sono diventati medici, sì, infermieri di famiglia e di comunità. E sono organizzati, non so se lo sapete, in maniera diversa dal medico di famiglia. Sono organizzati di modo che ogni infermiere di comunità segue un'area del territorio, una sorta di microarea del territorio, quindi non sono associati gli assistiti del medico di famiglia e degli infermieri, ma possono non coincidere. E quindi conoscono molto bene, no, queste piccole aree, le strade di un quartiere, e alcune possono essere più impegnative, soprattutto in un quartiere come il nostro, perché ci sono magari importanti strutture di edilizia popolare. E come collaboriamo insieme? Collaboriamo in maniera informale per quello che riguarda gli accessi programmati e le visite domiciliari, cioè molto spesso capita che facciamo visite programmate in sede insieme e facciamo accessi domiciliari insieme. Tra l'altro, noi abbiamo un grande interesse per le cure palliative e da poco tempo gli infermieri territoriali domiciliari sono stati dedicati anche alla gestione delle cure palliative, quindi capita spesso di andare insieme su situazioni molto delicate. È un lavoro molto bello e per me lavorare in questo contesto ha voluto dire molto. Insomma, mi sono resa conto che purtroppo il medico di famiglia spesso tende a dover gestire molte cose, no? O a non organizzarsi con altre figure professionali, avere difficoltà anche a farlo e per motivi organizzativi, e quindi gestisce dal punto di vista sanitario molte situazioni su cui gli infermieri hanno competenze diverse assolutamente indispensabili. Quindi è una bellissima collaborazione, molto arricchente, credo anche per i pazienti. E poi abbiamo un tavolo, una sorta di riunione mensile
in cui discutiamo i casi più complessi, quindi situazioni difficili o complesse in cui convivono gli ambiti, situazioni no, un po' al confine tra vari ambiti, quello sanitario, quello sociale, e, in cui i limiti dell'assistenza si fanno sentire e quindi c'è bisogno di soluzioni un po' creative, e quindi in questi tavoli riusciamo a trovare soluzioni un po' creative, a supportarci a vicenda. E, quindi questo è quello che a cui so rispondere per quanto riguarda gli infermieri di salute di comunità. E, cosa è cambiato da quando lavoriamo lì? Allora, e poi scusate, sì, l'organizzazione del nostro ambulatorio, e quindi poi dico cosa è cambiato. Allora, noi siamo organizzati, ci sono due poli principali, gli ambulatori e la segreteria che fa funzioni di accoglienza. Devo dire che la segreteria dell'accoglienza è la parte più, non so come dire, più bella, più innovativa del progetto, perché la figura segretariale, Caterina, ha una formazione come educatrice e quindi si occupa di, diciamo così, decodificare il bisogno della persona che sta chiamando e indirizzarla verso il percorso più appropriato. Quindi non sempre una telefonata, cioè ovviamente le telefonate cliniche con bisogni clinici vengono passate al medico, però non sempre la telefonata passa dal medico, può direttamente essere passata al servizio più competente dentro la casa della salute o può essere risolta già in segreteria accettazione per problemi di tipo amministrativo. E poi Caterina tiene i collegamenti con le associazioni del territorio, quindi può già riferire le persone alle associazioni quando c'è l'opportunità, quindi insomma è una sorta di accoglienza. Quando manca Caterina noi aumentiamo i ricoveri, non riusciamo a gestire tutto, è un'organizzazione del lavoro molto importante. Lavoriamo per visite programmate, solo e soltanto visite programmate, con ovviamente la disponibilità sempre del medico a gestire le urgenze. Ogni medico, ogni paziente viene visitato in visita programmata dal proprio medico, ma se ha bisogno in urgenza può essere visitato da un medico del gruppo, perché ogni pomeriggio torniamo sulle urgenze. Le persone si sono abituate a essere, all'inizio non erano molto convinte, però devo dire adesso non si lamenta, si lamentano forse più i giovani, forse perché insomma quando c'è un problema importante questo tipo di organizzazione riesce a intervenire, si sente che lavoriamo insieme con altri servizi, lavoriamo insieme, che ci confrontiamo. Quindi io ho lavorato 2 anni lì prima di prendere la convenzione come part time e quindi gestivo con Cecilia gli ambulatori, quindi sono ben conosciuta dai pazienti, da buona parte dei pazienti della medicina di gruppo, e diciamo che insomma ci siamo un po' tutti abituati a un nuovo modello. Le persone hanno il loro medico di riferimento, però sanno che ci confrontiamo, che se si trovano davanti a un altro medico diamo risposte simili, cioè non so come dire, poiché noi facciamo riunioni di equip settimanali, ci siamo come uniformati nella modalità di approccio, ognuno di noi ha le sue caratteristiche di personalità ovviamente, ma nel modello di lavoro rispettiamo dei criteri di appropriatezza, di dialogo simili, condivisi e limati nel tempo. E con questo insomma mi sembra di aver risposto alle 2 domande. E questo ecco insomma, forse ho dimenticato qualcosa. E come vivono i cittadini da quando è nata l'esperienza delle piagge, come vivono o come, che effetto ha avuto nei cittadini rispetto al loro rapporto con l'ospedale e gli accessi al pronto soccorso? Allora, francamente questo non sono in grado di dirlo,
perché infatti gli studi sugli esiti di salute, sull'accesso ai pronto soccorsi, sui ricoveri, dovrebbero essere monitorati nel tempo, no? Quindi uno degli obiettivi sarebbe creare una sorta di osservatorio delle cure primarie che si occupi di capire innanzitutto quali sono, no, come si diceva all'inizio della discussione, no, quali sono le cose da studiare, quali sono gli indicatori di risultato da studiare e quali sono gli indicatori di processo, no, che possono essere anche diversi da quelli a cui siamo abituati finora, vanno individuati. Su questo Gliozzi mi saprà dire un sacco di cose, perché loro sono molto avanti sugli indicatori di processo, erano talmente bravi sui risultati che hanno... che ora lavorano, si autovalutano sugli indicatori di processo. Quindi l'obiettivo è un po' quello, però ci serve un osservatorio epidemiologico, serve di mettere in piedi delle strutture che attualmente non ci sono, però pare che la volontà ci sia. Benissimo, grazie. Approfitto per dare una risposta che forse era mancata a Brasesco, quando domandava quante sono le case di salute in Toscana. Allora, ti dico, citando però a memoria, quindi non sono totalmente sicuro di quello che dico, che proprio in questi giorni c'è un articolo di Gavino Maciocco che su Salute Internazionale ricostruisce la storia degli ultimi 10 anni delle case di salute, dei dipartimenti di prevenzione e della gestione, diciamo, politica della regione toscana. Allora, quello che mi sovviene è che sono meno di 90 le case di salute esistenti e che i medici coinvolti nelle case di salute in forme associate come aggregati sono circa 370 su 3.500 che la tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, la Toscana ha a disposizione. Quindi rappresentano qualcosa come un po' di più del 10%. E comunque questo articolo è molto interessante, se vuoi poi te lo invio. Allora, io qui in sala non ho mani alzate, però ho una domanda che viene dalla chat, fatta da Giuliano, che ti saluta e ti chiede, nell'indicazione del PNRR si fa riferimento al potenziamento delle case della comunità, degli ospedali della comunità, ma si parla anche di centrali operative. Nella vostra esperienza queste ultime sono state realizzate? E nel caso che siano state realizzate le centrali operative, da chi sono gestite? Ti chiede Giuliano. Giuliano, scusa, non ti conosco per cognome, ma comunque Giuliano è quello che ha chiesto. Grazie. Eccomi, allora. Dunque, non ci sono ancora... allora, noi non siamo coinvolti come di famiglia in centrali operative, e non ci è stata comunicata la creazione, quindi credo che non sia stata realizzata. Penso che sia un passaggio fondamentale per il passaggio da casa della salute a casa di comunità, e credo che all'interno di quelle che di solito io chiamo cabine di regia, cioè perché penso che ci debbano essere dei registi in casa della salute e non dei decisori che calano le decisioni dall'alto, proprio perché la casa della salute facilita progettualità e decisioni dal basso, dagli operatori dei servizi e dalla cittadinanza, che si è ascoltata, ha tantissime idee e modi per stare meglio e per far lavorare meglio i servizi. Quindi credo che ci sarebbero da creare delle cabine di regia trasversali, non orizzontali, non verticali, trasversali, diciamo così, in cui fanno partecipare tutti i servizi e studiare dei modelli di assemblee con il quartiere, dove far partecipare proprio la cittadinanza in maniera attiva, perché bisogna cercare di parlare...
nel concreto di comunità, insomma, non calare progetti che noi pensiamo essere utili, ma studiare, mappare insieme e cercare di creare momenti di dialogo. E questo sarebbe, penso, l'obiettivo principale, insomma, spero si riesca a fare. Grazie Giulia. Allora, qui in sala c'è qualcuno che vuol dire... Non ho segnato nella chat, non ho segnato, se vedo bene, delle altre domande. Scusa, se posso, solo una piccola domanda. Benissimo, benissimo, sì? Sei Claudio Culotta. Claudio Culotta, sì. Volevo chiedere a Giulia, visto che ha accennato a un osservatorio epidemiologico, non ancora realizzato, ma come dire previsto, la cui realizzazione è prevista. Ecco, per quello che se ne sa, o per quello che sai tu, da chi dovrebbe essere costituito questo osservatorio epidemiologico? Intendo dire da strutture nuove, innovative o anche magari da operatori, che so, del Dipartimento di Prevenzione nella zona o nel distretto dove naturalmente deve essere attivo, ecco. Ma per il momento è nato sì, una sorta di osservatorio, in collaborazione tra l'università e l'Agenzia Regionale di Sanità, che è deputata proprio la sua mission, dovrebbe essere quella di studiare la salute della popolazione toscana e in modo da favorire la trasformazione, da favorire un cambiamento, un miglioramento dell'assistenza e della salute. Detto questo, insomma, c'è un po' la volontà di coinvolgere più operatori possibili. È chiaro che è tutto da costruire, perché sono spazi di lavoro in più, spazi di riflessione in più. Io posso decidere di partecipare così, perché ho questa forma di lavoro un po' strana, per cui sono un po' imprenditrice di me stessa e il mio tempo lo spendo come voglio, però un lavoratore dipendente non... magari non può fare altrettanto, quindi ci sono tutte delle dinamiche da curare, però ecco, non si è discusso, ancora non siamo a livello di discussione di quali figure ci dovrebbero essere. Auspicabile, ma questa è una mia opinione, cioè un po' inutile, cioè auspicabile che ci siano figure professionali di ambiti sì, legati alla prevenzione, tra l'altro il Dipartimento di Prevenzione con l'epidemia è stato un pochino riportato alla luce, spero gli sia dato sempre più spazio. E poi sì, figure che possano anche secondo me portare conoscenze di tipo di metodologie altre, no? Non solo quantitative, perché in cure primarie la quantità spesso non basta, perché quando si va a lavorare su popolazioni molto piccole, no? Quindi su... per esempio i gruppi di popolazione hard to reach, insomma servono dati qualitativi, cioè che vadano a esplorare le relazioni, che ti vadano a spiegare il dato, no? Perché la mortalità femminile è più alta, no? Cioè, si può immaginare, cioè, si può dire tra di noi, no? Il doppio carico di lavoro, il tipo di servizi di quartiere, ma va studiato in maniera seria, competente, che possa, con dati che poi possano essere trasmessi all'amministrazione, no? Che possano essere accettabili per l'amministrazione. Quindi servono competenze metodologiche alte, quindi bisogna andare a cercare nelle scienze umane, nella sociologia, nell'antropologia, bisogna pescare un po' da altre parti, secondo me, per creare una vera epidemiologia di prossimità, qualcosa, insomma, che si ispiri all'epidemiologia di prossimità brasiliana, Milton Santos, insomma, a nuovi modelli di salute, a nuove,
determinanti sociali di, al modello dei determinanti sociali di salute, ma penso anche all'incorporazione di Nancy Krieger, quindi che tengano presente nuove teorie, teorizzazioni sulla salute. Ecco. Grazie Giulia. Allora, prima di tutto un invito a, non so quante persone sono collegate fuori di Genova, non riesco a capirlo di qua, dalla mia postazione. Comunque, a distanza sono, sì, erano 18, adesso sono 17, come totale, no? Quanti sono le persone che si sono collegate o dalla Spezia, o da Imperia o da Savona, e quindi chiederei se ci sono, se vogliono dare il loro contributo e entrare in questa dinamica delle domande e delle esperienze, per favore fatelo. Altrimenti nel frattempo ci sono altre due domande. Allora, la prima è molto semplice, è il personale della Casa delle Piagge, che età media ha, se esiste un'estimativa di questa cosa. La seconda domanda è: l'esperienza è nata dal basso, e questo ti domanda la Cinzia De Leo. Hai detto ripetutamente nella introduzione che l'esperienza è stata un'esperienza nata dal basso. E che ruolo hanno avuto le associazioni e il privato sociale? Che influenza ha avuto nel quartiere dove operate? E poi ho una terza domanda. Rispetto alla Liguria, il numero delle case di comunità è ragguardevole. Nel senso, io immagino che la domanda sia quello che si prevede di case della comunità, perché sono previste 30 case della comunità nel PNR. Ma la realtà delle case di salute è sostanzialmente quella di essere poliambulatori. E abbiamo anche, dice Rossana, una carenza di organico in generale e anche proprio di medici di medicina generale, perché i medici di medicina generale, che sono insieme ai pediatri di libera scelta circa 1500, questo lo dico io, secondo la statistica, sono in diminuzione in Liguria, sono particolarmente in diminuzione. Anche in Toscana, dice Rossana, l'adesione dei medici di medicina generale è limitata, non consente di generalizzare. Quali sono le resistenze che i medici trovano, nella tua opinione ovviamente di esperienza delle Piagge e del tuo gruppo di medici associati, quali sono le resistenze che i medici hanno nell'aderire al modello della aggregazione funzionale territoriale e delle unità complesse? Bene, mi pare di aver... Domande toste. Allora, l'età media non la so, non è stata ricercata, però se colgo il senso di questa domanda, direi che la maggioranza dei professionisti che vi lavorano sono nel mezzo del cammino della loro vita professionale e molto provati, molto, molto, molto provati. Erano già provati prima della pandemia, perché da tanto tempo, come sappiamo, molte funzioni del servizio sanitario vengono appaltate a cooperative, vengono dismesse le figure professionali, il lavoro diventa più precario e il carico di lavoro su chi rimane è molto, molto elevato. E poi ora con la pandemia, diciamo, ecco, veramente ho visto cose dolorose, veramente un tipo di esaurimento, un burnout veramente importante. Certo, lavorare in casa della salute aiuta, perché ci si fa forza, lavorare in equipe, fare supervisione. Noi come medici, per esempio, facciamo una supervisione psicologica, lo dico subito, una volta ogni mese e mezzo, perché ne abbiamo grande bisogno.
Quindi sono persone molto provate che secondo me aspettano, hanno voglia di rimettersi anche in gioco, no? Di vedere se spostandosi, se cambiando mansioni, se cambiando luogo di lavoro, c'è la possibilità di lavorare meglio, di comunque di dare una sorta di cambiamento al proprio lavoro o di vedere dei cambiamenti importanti sul proprio luogo di lavoro. E non è facile, quindi sono un po' stanca. Scusa Giulia, hai risposto con una cosa molto interessante a una domanda che forse prevedeva, mia almeno, che prevedeva, cioè puntava soprattutto un'altra cosa, visto che parliamo di strutture in qualche modo verso il futuro, mi interessava capire la quota di giovani che rispondono. No? Questo sì. Comunque è bello anche quello che hai detto sulla mezza età, insomma. Per noi lavorare lì è un apprendimento continuo, quindi meno male. Sì, noi giovani, cioè diciamo che ci siamo noi quattro, che la Caterina, la segretaria, che tiriamo giù la media, questo sì, però le resistenze dei giovani a entrare in Casa della Salute, come suggeriva una domanda, erano importanti. Io vedo nell'ultimo anno, da quando si parla di PNRR, da quando c'è una maggiore attenzione, è come se un pochino tutte le... chi prima diceva no, to cure, adesso, insomma, proprio perché mi sembra un po' inevitabile, c'è un po' più di interesse, e quindi se ne parla, e quindi ai giovani medici arriva un pochino di più, no, questo messaggio, perché guardate, nella nostra formazione è molto difficile, sapete che noi non veniamo formati in università, veniamo formati in dei corsi triennali, insomma, regionali. Quindi diciamo che è molto poca la conoscenza che si ha della primary health care di tipo comprehensive, dei modelli dell'OMS e delle case della salute. Voglio anche rispondere in maniera molto... prima o poi mi bucano le ruote della macchina, sono sicura. Allora, se un medico di famiglia quando prende la convenzione può decidere dove andare a lavorare, no? La maggioranza delle persone va a lavorare nelle civili abitazioni gestite molto spesso, insomma, penso che la grande maggioranza dei casi dalle farmacie, sono locali che il medico, per cui il medico paga un affitto alla farmacia, e quindi può occupare lo spazio, ha a disposizione i servizi informatici, ovviamente l'ambulatorio con la mobilia di base, e spesso una segreteria, a volte anche una figura infermieristica. Quindi è già tutto pronto, organizzato, è già che va avanti da anni, no? Entrare in Casa della Salute vuol dire entrare in spazi che sì, si chiamano Case della Salute, a Firenze ce ne sono già due o tre che si chiamano Case della Salute, però ecco, non c'è un modello di lavoro e non sono predisposte o non c'è una predisposizione per accogliere questo tipo di lavoro, quindi un lavoro di equipe, un lavoro in gruppo, una segreteria, un ambulatorio infermieristico che lavora in contemporanea al medico. Noi neanche li vorremmo assumere il personale, perché crediamo che lavorare in una struttura pubblica voglia dire lavorare in una struttura pubblica alla pari con tutti gli altri professionisti, e con professionisti non dipendenti da noi, che si possano esprimere in maniera del tutto libera e avere una voce paritaria in capitolo. Sull'organizzazione del lavoro, sui casi, insomma, noi non vorremmo assumere i nostri dipendenti, non è il senso del nostro stare lì. Però bisogna costruirlo, bisogna che le aziende, insomma, si organizzino per creare dei presupposti per cui sia... Non dico conveniente entrare in Casa della Salute, ma insomma, se stai in un ambulatorio, sostituisci un medico, ti vengono passati, no, viene detto, ma c'è la sostituta, c'è una nuova medica, vai a lavorare. Noi si lavora in posti dove prima non c'era nessuno, quindi si parte da zero e dovremmo assumere personale con risorse basse all'inizio. Per un giovane medico è molto difficile partire in una casa della comunità, ci sono degli svantaggi oggettivi, che se ne dica.
Però quindi ecco, insomma, ci dovrebbe essere, secondo me, in futuro ci sarà un po' di collaborazione in questo senso. E poi rispondo sulle associazioni del quartiere, non c'è stato un accordo pre sull'ingresso in Casa della Salute o sulla... noi le conoscevamo perché lavoriamo sul territorio da anni e ci piace mischiarci e contaminarci con altre realtà, quindi c'è stata collaborazione sin dall'inizio con alcune delle associazioni. Poi c'è sempre un maggiore interesse del privato no profit per le case della salute e quindi insomma speriamo che questo tipo di collaborazioni vengano sviluppate anche insomma monitorate e create criticamente, no? con senso di responsabilità, quindi insomma penso che si vada verso questa direzione, verso una maggiore integrazione. Tempestandoti di domande. Questa come dire, influenza che ha avuto l'associazione che voi avete incontrato nel quartiere è stata quello che ti fa dire che è principalmente un'esperienza dal basso, perché avete approfittato e avete potuto avere una dialettica nell'espletamento delle cure con quelle stesse associazioni. È questo che hai detto, è questo che rispondi alla domanda della Cinzia De Leo? Sì, per esempio, noi abbiamo, io ho la maggioranza dei pazienti cinesi, la maggioranza dei miei pazienti, non ne ho tanti, ma sono cinesi, e la maggioranza non parla italiano. Quindi io ho grosse difficoltà a prestare un servizio di qualità. E così i miei colleghi. Allora ci siamo confrontati con una, in questo caso con un'organizzazione un po' più grande, no profit, che ha messo a disposizione alcune ore di una mediatrice culturale cinese. E quindi facciamo degli ambulatori dedicati insieme. Per esempio, ma penso anche alla... insomma, dei gruppi che abbiamo fatto con dei ragazzi con dei dubbi sui vaccini, dei stranieri non accompagnati, penso alla diffusione di messaggi di salute attraverso un canale di chat gestito da un'associazione del quartiere, il lavoro sul campo Rom fatto insieme al comune e alla parrocchia del limitrofa, insomma. Ci sono varie esperienze che ci hanno consentito di offrire un servizio migliore. I volontari, quando non c'è una famiglia in isolamento e nessuno può andare a prendere dei farmaci importanti, per esempio ora gli ultimi per il Covid, insomma, senza non riusciremmo a fare molte cose. Molte cose il servizio non arriva, servizio sanitario. Sì. Bene, grazie. E ancora scusa, io approfitto della tua presenza implacabile dicendo che Rossana ti diceva, ma l'azienda sanitaria, ovviamente è l'azienda sanitaria di Firenze, ha avuto qualche effetto, ha fatto qualcosa di positivo ovviamente nel promuovere il vostro modello e convincere quindi per esempio altri medici di medicina di base di Firenze a dare vita a delle forme aggregate, oppure ti risulta che l'azienda sanitaria abbia preso delle iniziative positive in questo senso, oppure no? Allora, iniziative, so che è un modello che viene comunque portato ai convegni e negli spazi seminariali. Iniziative strutturate per comunicare questo tipo di modello di lavoro all'esterno, in particolare penso alla popolazione, no, non è ancora stato fatto, però penso ci sia la volontà di farlo e anche il bisogno, perché se no il modello rischia di fallire,
perché le case da salute devono diventare un punto di riferimento, devono diventare visibili, accessibili, e non è, cioè, è una cosa su cui si deve lavorare, non è, spesso sono strutture su cui, insomma, costruite in anni addietro, bisogna lavorarci. E per quanto riguarda i colleghi, so che è stato, sì, di recente fatto un incontro con i neoconvenzionati per cercare di, insomma, mostrare anche questo come opportunità di inserimento lavorativo. Però non ho partecipato, quindi non sapevo che sarebbe stato fatto, quindi non so come è andato. Sì. Molto bene. Allora, io non vedo altre domande. Se siete d'accordo, se non c'è nessun altro che chieda la parola, io direi che possiamo salutare la nostra Giulia, che abbiamo sottoposto veramente a una quantità notevolissima di domande. Per esempio, una delle persone nella chat dice: grazie molto grazie davvero, sei stata molto brava e spontanea, e quindi è un apprezzamento. Penso che possiamo tutti noi ringraziare la Giulia che ci ha portato la sua esperienza con appunto una capacità di dettaglio e precisione nelle cose che ci ha detto. Giulia, purtroppo non abbiamo incontrato Cecilia, che sarà stata purtroppo trattenuta, temo, da qualche cosa appunto di No. No, chiudete il microfono, di pure Giulia. Sì, è stata risucchiata, vi saluta, si scusa, ma... va bene, ma ci sarà sicuramente un'altra occasione per parlare anche con lei e per continuare questo discorso. Se nessuno qui in sala vuol dire ancora delle parole, io chiuderei questa trasmissione. Cosa dici? Certo. Ricordo a tutti che questo finisce qua il primo incontro, ma ci sarà questo secondo incontro mercoledì 9 marzo alle ore 17 con il dottor Martino Gliozzi, che è il coordinatore medico della unità di salute familiare del quartiere della Baixa di Lisbona. Quindi grazie ancora a te e a tutto. Sì, dimmi Claudio. Vedo che tu non lo fai, qualcuno lo deve pur fare. Al di là di un ringraziamento collettivo, che è ovvio, prendiamo una cosa. Abbiamo avuto all'inizio un intervento di Marco, mi sembra, molto pessimista. Marco sono Polesi, tornato, sì. Sono tornato, ecco, con il collegamento tornato dalla macchina. Ecco, molto pessimista. Con tutto rispetto, io sono per, come dire, raccogliere la freschezza e l'onestà di descrizione di Giulia per un po' più di ottimismo, insomma. Credo che... Purtroppo io ci lavoro su in questa cosa tutti i giorni, sì, e quindi porto un po' di, sì, diciamo, ma... di territorio, vero? C'è il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Prendiamo il secondo, poi è chiaro, siamo tutti, noi liguri siamo tutti consapevoli di quanto le cose vanno poco bene. Però, insomma... Un invito a tutti, oltre a ringraziare Giulia, magari sarebbe veramente utile avere anche qualcuno delle ASL a questi incontri, se volessero partecipare, perché avrebbe bravo, un bel feedback, sì, bravo, un bel giusto feedback, perché parlare di questi problemi con un direttore di distretto illuminato magari sarebbe tanta manna. Fargli certo vedere queste cose sarebbe veramente certo importante, perché poi siamo noi che ci dobbiamo andare a parlare con loro, e sicuramente probabilmente sono anche loro stessi poco consapevoli di quello che delle potenzialità del territorio. Okay. Io condivido molto questo punto di vista di Marco, di invitare anche i rappresentanti, e naturalmente in particolare coloro che rappresentano il personale dei distretti a livelli vari di responsabilità, a cominciare dal direttore di un distretto a finire
a tutti gli operatori che ci lavorano dentro. Sarebbe veramente utile organizzare, e io spero che con il tuo aiuto anche, Marco, e con l'aiuto di delle altre persone che fanno parte della rete più allargata dell'SOS Liguria o di Insieme per la Salute di Genova, lo riusciamo a realizzare. E comunque qui c'è Claudio che dice: non aspettate che siano altri a spingere, dovete essere voi giovani MMG Liguri a spingere. Prendilo come un'esortazione da parte di Claudio. Per carità, amici, guardi, guardate, giornalmente purtroppo la mia è una battaglia che in questo momento è una battaglia contro il mulino a vento, ma è quotidiana. Quotidiana in ambito distrettuale, in ambito aziendale, quindi assolutamente dalla nostra abbiamo una delle future leve sicuramente con un'ottica e un'impostazione diversa. Speriamo che le nuove leve con un'ottica e un'impostazione diversa arrivino anche nelle stanze dei bottoni, ecco, diciamo così. Giusto. Bene, allora chiudiamo qua. Giulia, ancora un grande grazie e buon lavoro e tanto successo per le piagge e tutta la tua equip. Grazie, buon lavoro alla vostra rete, buona prosecuzione dei lavori. Grazie mille delle domande e degli spunti. Bene. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Grazie ancora. Ciao. Chiudo Bruno, eh? Allora, buona serata a tutti. Ciao. Ciao Giuliano. Ciao, ciao a tutti, ma anche da Sanremo. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti.